Ciao amici di Chimera Levo, torniamo a parlare di Glass perché una settimana dopo aver ricevuto l'XF20, Google ha spedito a tutti gli Explorer la XF21, che comporta piccoli miglioramenti per quanto riguarda le schede di Google Now, ma grandi miglioramenti per quanto riguarda gli sviluppatori. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta, velocemente, in questo breve punto. Il refresh delle schede di Google Now adesso sarà molto più veloce, per cui aspettatevi di vedere informazioni sempre a portata di mano per quanto riguarda ad esempio il volo su cui dovete salire, oppure la partita di calcio o di rugby o di football che state seguendo. Altra importante novità invece riguarda l'implementazione di Waze all'interno del sistema di navigazione dei Glass, per cui i Glass vi terranno adesso sempre aggiornati su eventuali incidenti presenti sulla rotta che state perseguendo. La prima cosa che è saltata all'occhio a tutti gli Explorer è la possibilità di accedere ora alle opzioni sviluppatori direttamente dalla casa impostazioni, per aiutare gli sviluppatori a inquadrare bene il layout e le animazioni che inseriranno nei loro glassware. Altra grande novità riguarda la nuova classe Java, che è stata chiamata Card Builder, che va a sostituire la vecchia classe Java chiamata semplicemente Card, che include 9 nuovi layout per i nostri Glass. Per concludere parliamo di un rumor che sta girando in questi giorni in rete, cioè che i Glass verranno venduti a breve nel mercato canadese. Questo rumore è abbastanza fondato perché i nuovi Glass vengono spediti con una targhettina in cui viene inclusa anche una info regolatoria del mercato canadese, quindi magari aspettiamoci che a breve verrà anche implementata la lingua francese su questo splendido device. Prima di lasciarvi definitivamente, quest'oggi voglio fare un grande augurio al nostro admin Gaetano e a tutto lo staff di Chimera Levo per il rilascio la settimana scorsa del nuovo template del sito, quindi vi invito a visitarlo perché è fantastico. Ciao a tutti!